penso che quella di oggi sia una giornata molto ricca, una puntata molto ricca sui contenuti relativi alla tecnologia, che davvero potrebbe dare là anche qualche cambiamento. Per legarci un po' al discorso della giornata di oggi, visto che parliamo di tecnologia, avete visto come anche noi, come società di formazione, ci siamo completamente legati oggi all'ambito del digitale. Quindi quel famoso elastico di cui parlava Dino in apertura di puntata, l'abbiamo tirato quasi all'estremo, proponendo oggi un'offerta davvero molto ricca, anzi, dal mio punto di vista, quasi fin troppo. Cioè, io per primo mi perdo nel riuscire a seguire tutte le nostre lezioni, aule di formazione. È quell'elastico che prima o poi probabilmente tornerà ad avere una sorta di grande sinergia anche con le giornate d'aula. E in questo volevo chiedere principalmente a Paolo Sironi, che volevo un po' introdurre, ovviamente la relazione è ritenetevi liberi, Dino, Paolo, di interrompervi. È una discussione fra amici, ecco, questa è un po' la finalità con cui vogliamo impostare queste puntate Good Morning Finance. E Paolo, se penso un po' a questo ambito, a questa diffusione della tecnologia, c'è un grafico che così mi fa piacere condividere con voi, che per me fa capire fortemente quella che è la diffusione della tecnologia. È un grafico, Paolo, che sicuramente conoscerai bene, ma guardate com'è strano, meno dal mio punto di vista, che oggi la capitalizzazione di Zoom Communication, e anche noi nel nostro piccolo stiamo aiutando questa capitalizzazione, sia maggiore di tutta della somma della capitalizzazione delle più importanti compagnie aeree. Quindi in questo periodo la tecnologia ha avuto davvero un enorme boom, un'enorme espansione nell'ambito dell'usabilità, no? Per ognuno di noi è diventato normale collegarsi a Zoom, è diventato normale relazionarsi con altre figure dietro uno schermo vero e proprio. Dall'altro, in questo periodo sono sicuro che tutti noi siamo diventati, per chi non lo fosse già stato prima, un cliente di Amazon. Io ho conosciuto persone che mi hanno raccontato di come anche persone avanti con l'età si sono, passatemi il termine, rassegnate a fare degli acquisti in Amazon per quanto riguardava ovviamente i beni essenziali di questo periodo. Tenete presente come oggi la tecnologia ci consente di sopperire anche al dover rimanere chiusi in casa. La domanda che volevo fare a Paolo è: ma quanto questa evoluzione tecnologica, proprio in questo ambito dell'elastico, sta influenzando o avrà una ricaduta sul mondo bancario e della consulenza finanziaria più in generale? Dal mio punto di vista, il nostro è comunque sempre stato un mondo, ora uso un termine molto forte, di dinosauri, cioè di posizionamento, di rendite di posizione. Non c'è mai stata, diciamo così, quella gran corsa alla tecnologia. Eppure oggi non puoi rimanere indietro, perché altrimenti quel famoso elastico si spezza e rischia di essere poi colmato dai Facebook Bank, Amazon Bank, Google Bank. Ognuno di voi saprà, e poi magari ne discutiamo anche nell'ambito della giornata, di come sta avvenendo comunque già un qualcosa, non ho lanciato là dei nomi puramente a caso. Paolo, ci racconti un po' cosa sta avvenendo a livello anche internazionale, soprattutto internazionale, perché ahimè noi in Italia non è che su questo ambito siamo, diciamo così, facciamo scuola, come si suol dire. Ma qual è la diffusione dell'ambito della tecnologia nell'ambito di quello che è il mondo della consulenza finanziaria o del banking più in generale? La diffusione è ampia ma totalmente imperfetta e credo che il grafico che hai mostrato prima è fortemente esplicativo, perché che cosa ci ricorda? Che il telefonino su cui opera il RoboAdvisor è qualcosa su cui noi ci andiamo da soli, ma Zoom ci andiamo con tutti gli altri, quindi è la rivincita della relazione abilitata da parte del digitale nel momento in cui non può essere più fatta in persona, uno con uno, uno con due, ma sostanzialmente questo è il problema, il tema fondamentale, il valore della relazione al cuore del valore della consulenza finanziaria. Non trattasi di valore di prodotti, non trattasi di valore di portafogli, che per carità hanno la loro ragion d'essere, ma il meccanismo vero che crea consulenza finanziaria è quella della relazione. Ora, questa relazione è importantissima perché deve risolvere alcuni elementi che sono tipici dell'essere umano nel momento in cui si confronta con il tema della finanza, che sono gli elementi motivazionali. E vada bene, anche Jeff Bezos ha capito questa cosa in modo ingegnoso, e forse da lì è nata, se vuoi, la differenza di Jeff Bezos rispetto agli altri imprenditori della dot-com nel comprendere, in un contesto diverso dalla finanza, le motivazioni fondanti dei soggetti ad utilizzare un meccanismo
disintermediato come quello del web, oggi del digitale, per fare una serie di cose. E te ne voglio parlare perché va sostanzialmente al cuore del problema. Quindi, anche se la banca non può operare come Amazon, Amazon insegna alla banca qual è il problema fondamentale che deve essere risolto. Risolto quello, tutto il resto funziona. E te lo racconto con una storia personale degli anni 90, quando ero responsabile del risk management di Comit, poi intesa San Paolo, e mio fratello a Vimercate decise di creare l'Amazon italiano, che si chiamava Intrade. Io lo aiutavo la sera per cercare di avviare questa startup. Ora, era fichissimo da usare questa parola, era un supermercato online per le capacità dell'ora well designed, uno slick design, che voleva vendere il meglio della capacità industriale e di produzione italiana, che sono le tre F, fashion, food e furniture, più il travel, i viaggi. Non abbiamo venduto niente. È stata una bellissima esperienza, però non funzionava come ci si aspettava. Perché eravate basati in Italia o se fosse stati nella Silicon Valley ci sarebbero state altre problematiche? Sì, ci sarebbero state anche delle differenze, ma ci sono delle cose che non avevamo capito, che poi ho capito nel tempo. E soprattutto quando ho ascoltato l'intervista di Jeff Bezos a fine degli anni 90 su 60 Minutes, è stata un'intervista rivelatrice per me, perché è andata al cuore del problema. In 60 Minutes Jeff Bezos incontra il giornalista. Ora ricordiamoci, negli anni 90, non so se la tua audience ha la mia età, oggi compio 50 anni, ho raggiunto questo target, i millennial forse non se lo ricordano, Raimondo se lo ricorda sicuramente, ma negli anni 90 Amazon vendeva soltanto libri, quindi era palesemente un distributore di libri, no? Così si credeva. Allora il giornalista dice: che cos'è Amazon? E Jeff Bezos risponde: Amazon non è un canale distributivo di libri su internet. Il giornalista rimane perplesso, cioè come no? Tu vendi libri di qualcun altro su internet? Dice: no, adesso te lo spiego. E lui dice: vedi, gli editori mi stanno scrivendo delle lettere lamentandosi, dicendo che io non capisco niente di marketing. Ora proviamo a immaginare oggi dire a Jeff Bezos che non capisce di marketing. E lui dice: perché loro dicono che io pubblico le review dei libri positive e negative, ma dovrei pubblicare soltanto le informazioni positive sui libri, così si possono vendere più libri, perché è un principio di marketing. Ma lui dice: vedi, loro non hanno capito, perché io non sono un canale distributivo dei loro libri. Domanda: la banca, il consulente finanziario, è un canale distributivo dei prodotti finanziari del manufacturer? Domanda: il robo advisor, il digitale, è un canale distributivo dei prodotti del manufacturer? Jeff Bezos dice: no, perché il mio cliente sono gli utenti della piattaforma e il mio ruolo, e vada bene cosa dice, è di fare consulenza su quale è il miglior libro da comprare, perché siccome non lo possono prendere e non lo possono toccare, non lo possono sentire, io alle volte apro per sentire l'odore della colla, loro vengono sul digitale delle emoji, ma poi non fanno niente perché non risolvono il problema motivazionale. Ecco che mettere le review positive e negative, lui dice, creato trust, fiducia. Sai che il problema del trust e della trasparenza per me è sempre il cuore di tutto, perché dando trasparenza su quello che le persone pensano, loro si possono indirizzare, quindi possono essere motivate ad agire. Ecco qui il grande tema. Le banche e le fintech hanno in questi 8 anni cercato di digitizzare dei canali distributivi dei prodotti. Questo può andare fino a un certo punto, nel momento in cui hai grande capacità di marketing, perché ti costa quasi $1,000 comprare il cliente, devi essere Charles Schwab perché già muove alcune masse, ma se non sei invece in grado di capire che il valore della consulenza non è il prodotto in sé, ma è la relazione che crea motivazione, che è importante in finanza perché l'essere umano è fermo di fronte al rischio, di fronte all'incertezza, non potrai sostanzialmente riuscire a guadagnare col digitale perché non creerai il valore per il cliente. Quindi solo se il digitale è compreso in termini di capacità di aumentare questo elemento relazionale che motiva il cliente, possibilmente, trasparentemente, in modo onesto e sano, si potrà creare con il digitale un nuovo contesto di consulenza finanziaria che è più ampio, più robusto e a maggiore valore aggiunto per tutti i partecipanti. Beh, assolutamente d'accordo Paolo, e tocchi già effettivamente un elemento molto, molto critico, molto importante anche per il nostro mondo. Quindi, te conosci molto bene il nostro mondo, come mai invece in Italia, forse non solo in Italia, ma concentriamoci sul mercato italiano,
La volontà dei grandi gruppi bancari è quello di tenere separati questi filoni di business, questi ambiti per arrivare al cliente, no? È ancora la filiale tradizionale, passatemi il concetto vecchio modello, ci stanno proponendo anche come realtà di online banking, internet banking. Oggi i grandi gruppi bancari, nonostante la crisi, probabilmente dovuto anche all'ambito del trading, hanno comunque rivelato delle trimestrali assolutamente inutili, inutile, e dall'altro lato c'è il canale dei consulenti finanziari, che dal mio punto di vista rappresenta il miglior legame per quel trust, per quella fiducia, per quella consulenza diretta al cliente. Poi probabilmente si può sempre far di meglio e ne parleremo magari anche nel corso di questa puntata. Però oggi sono tre filoni lasciati a sé stanti, anche se dietro c'è la medesima proprietà. Perché, Dino, c'è questa volontà nel nostro mondo di non mettere così efficacemente il digitale al servizio della consulenza finanziaria o al servizio del banking tradizionale fatto dalle filiali tradizionali? È un problema se invece, ovviamente risponderò alla tua domanda, ma provo ad andare un pochettino in continuità con delle osservazioni più banali, ovviamente, a quanto ha detto poco fa Paolo, no? Cioè, a me piace ricordare, se non è un problema, eh? Cioè, rimaniamo un attimo su Amazon, perché Amazon è un fenomeno indubbiamente interessante, eh? Io mi ricordo abbastanza bene quello che si diceva a proposito di Amazon quando sarebbe arrivata in Italia, va bene? Sarebbe stato sufficiente che Amazon si presentasse in campagna per fallire immediatamente. Ok? Amazon si era dato come certo che non sarebbe mai riuscito a sfondare in Italia. Guardate un pochettino invece che cosa è successo. Il cambiamento è stato radicale. In realtà volevo legare direttamente, anche se in modo molto semplice, alcune piccole strategie di Amazon che sono abbastanza divertenti e che a volte ho usato come analogia rispetto il servizio di consulenza finanziaria, no? Diciamo la verità, qual è la cosa bella di Amazon? Che tu hai tutto il mondo a disposizione, il prezzo è in chiaro, lo posso confrontare con facilità e ho anche dei giudizi, fatemi passare il termine, anche indipendenti, no? Ma al netto di questo, la cosa divertente e che è carina è che tu con Prime ottieni subito la merce a casa tua molto rapidamente. È incredibile come abbia puntato con grande perseveranza, no? Ad aumentare il prezzo di Prime, prima farselo pagare e poi aumentare il prezzo di Prime senza creare nessun problema di pricing sul mercato. Cioè ha preso una delle componenti di servizio ed è riuscita a portarla gradualmente al mercato facendosela pagare anche in originale. È ancora un processo in itinere, no? Infatti hai visto che ci ha aggiunto anche dei film, ha aggiunto anche altri utility per riempire al meglio questo mondo. Ecco, noi ci troviamo invece nella situazione paradossale per cui quello che non vogliamo, perché ci fa paura, questa è la realtà, è proprio il fatto di andare a vendere il servizio e far percepire il servizio come valore in sé, perché riteniamo che questo sia disruptive, no? Sia contro la convenienza della nostra stessa industria. Amazon è riuscita in qualche modo a farci pagare il servizio. Noi chiediamo un servizio, oltretutto basato sulla relazione personale, lasciamo perdere un attimo le competenze, in realtà non riusciamo, come industria, a farci pagare questo servizio. Ecco, questo secondo me è veramente illuminante, perché ci dice una cosa molto semplice. Amazon prima ti ha dato il servizio e poi ti ha detto di pagarlo. Noi invece non ti diamo il servizio, ma vorremmo che tu lo pagassi. Ma sei scemo, mi dai le stesse cose di prima e le devo pure pagare. Capite? Questa è la vera industria italiana, detta in dei termini forse un po' provocatori. Potrebbe sembrare un'iperbole, ma non è un'iperbole. È la realtà. E questo, vedi, si collega direttamente su questa grande distanza che esiste fra le reti e le banche commerciali, no? Perché vedi, è un problema di teste, no? No. Prescindiamo da un confronto internazionale, eh? Vai da un grande manager internazionale, poi Paolo dirà se è vero o meno, e gli dici, ma perché non facciamo come l'Italia e facciamo una bella rete di promotori in cui questi sono indipendenti, seguono loro la relazione con il cliente, hanno degli spazi di libertà e gli dai il 40% dei tuoi guadagni? Beh, il 95% dei grandi banchieri internazionali ti dirà, ma sei scemo?
questo tipo di modello è un modello per me inapplicabile. È veramente quasi un unicum italiano e deriva quindi dai suoi vizi. Guardiamo un attimo alle banche. Allora, innanzitutto alle banche, devi pensare, sono salite sul ring, no? Ed erano abituate, tutto sommato, a fare a pugni, sì, ma a fare a pugni fra di loro, con gentilezza, era un po' un wrestling, capito? Non c'era una vera sfida, non c'era una vera lotta fra le banche per conquistare nuovi spazi di mercato. Era una roba abbastanza semplice, non avevano bisogno di fare a pugni e quindi non avevano bisogno di cambiare, va bene? Qual è l'attività fondamentale all'interno di una banca, nella cultura tipica del bancario? È la capacità di fare credito. Hai bisogno di soldi e sei in grado di restituirmi i soldi. Meglio ancora, hai dei soldi e vuoi che ti presti dei soldi. Bene, allora io ti presto dei soldi. Questo che cosa significa? Che abbiamo una classe dirigente bancaria, beh, innanzitutto che per sua natura autoreferenziale e non è necessariamente colpa del singolo manager, ma sono essenzialmente uomini che sono cresciuti nell'organizzazione bancaria, nella grande struttura bancaria, con una grande distanza rispetto al cliente. Cioè, i grandi marmi, no, dei saloni delle banche erano il sinonimo della sicurezza, i vetri blindati davano la garanzia che i tuoi soldi erano al sicuro. La distanza verso il cliente è fondamentale. E il manager bancario era soprattutto un manager che era abituato a far che cosa? Era abituato a dare credito. Capisci che ha una cultura, una mentalità, dei processi che sono radicalmente diversi rispetto a quelli che dovrebbero andare incontro ai bisogni e dare dei servizi al cliente. Cioè, la tendenza, alla fin fine, delle banche, non è una cosa nuova, credo di averne scritto, non esagero, 15 o 20 anni fa, è che alla fin fine o diventano dei supermercati o diventano delle boutique di servizio. E questo si sta realizzando, però, laddove questi manager, queste banche, sono specializzate. Infatti, se tu guardi, chi è l'esperto del credito delle grandi banche, delle reti di consulenti finanziari? Quanto pesa il credito? Poco, niente in realtà. Va bene? Hanno tutt'altra cultura. Possiamo discutere questa cultura. Allora, torniamo un attimo alle banche e alle banche al digitale, no? Al netto che sono problemi innanzitutto culturali. Poi esistono dei problemi fisici. Sai qual è il programmatore più richiesto all'interno della banca? Quello che conosce bene il COBOL. Non sto scherzando, il COBOL, perché la struttura di base, il sistema legacy della banca è un'enorme cosa fatta come una cipolla deformata che è ancora scritta nella sua base con dei linguaggi che sono assolutamente obsoleti. Cioè il real time quasi non esiste, cioè le logiche di architettura sono evolute, ma abbiamo proprio dei problemi sia culturali sia dei problemi fisici. Vedi, quando io devo dare un servizio al cliente, voglio esplodere in un mercato, beh, la prima cosa che devo fare è essere distintivo rispetto agli altri, non ti pare? Cioè, devo essere riconoscibile, il mio servizio deve essere valutato come migliore. La banca, invece, ha sempre goduto finora di una specie di posizione di rendita, per cui questo non era necessario. E qual è la cultura tipica della banca quando affronta il digitale? Ma te lo dico io, è molto semplice. La banca non opera, almeno in Italia, dove un pizzico d'esperienza l'ho, non opera definendo qual è il processo, lo spazio e l'immagine di mercato che vuole avere e qual è quindi la posizione di mercato che vuole occupare. Va bene? Non fa un'analisi del processo e determina come devono essere dati i servizi. Per la banca quel che conta è comprare la procedura che la avvicini a quel tipo di processo. Quindi è la procedura che risolve i problemi. Sono i grandi centri servizi, sono gli informatici che fanno da, da consulenti dell'organizzazione, se non addirittura dello sviluppo. Quindi non vi è una vera visione, diciamo così, digitale del mercato. Stiamo semplicemente mettendo in atto i processi, va bene, che sono quelli vecchi sostanzialmente, li stiamo mettendo in atto cercando di renderli semplicemente fruibili a distanza. Questo è il concetto sul quale ci stiamo muovendo. Quindi in realtà abbiamo una bassa innovazione. Direi, no? Che non è tanto che non c'è una visione digitale in quanto tale, ma non c'è prima di tutto una visione del cliente, di come veramente si sta realizzando la motivazione del cliente nel prendere quei servizi finanziari che sono maggiore valore aggiunto. Cioè,
quelli che partecipano in modo più significativo, volente o nolente, alla simmetria informativa, ovvero i prodotti di investimento e i prodotti assicurativi. E anche qui questo è fondamentale, sarà fondamentale, perché, come ricordato, la banca nasce come un istituto di credito che poi comincia a fare anche delle altre cose, i pagamenti, gli investimenti, l'assicurazione, ma in questo momento il credito non rende più perché i tassi sono negativi e il costo del capitale è più alto. Ecco allora che nella presentazione del mio ultimo libro, nella press room della BCE, era l'anno scorso nel 7° anniversario del Whatever It Takes, e avendo avuto anche l'occasione di darne una copia a Christine Lagarde quando ci siamo incontrati in Messico per la presentazione del libro, ho cercato di spiegare qual è il nuovo modello di business delle banche, che poi va nella direzione di una consulenza finanziaria olistica e molto più completa. Cioè, il credito non può più essere remunerato sul tasso di interesse, ma la parte delle liabilities è quello che crea veramente la personalizzazione sul cliente, sia il cliente, una piccola e media impresa, piuttosto che un individuo, una famiglia. Gli asset in qualche modo commoditizzano. Allora, solo ricomprendendo la banca a 360 gradi, nella relazione di pianificazione finanziaria col cliente, si trovano anche dei nuovi modelli di remunerazione che, come hai detto tu, Raimondo, sono come quelli di Amazon, cioè non sono sul prodotto, ma sono sul servizio. Oggi quello che succede è che il cliente, la banca vende il prodotto al cliente e il cliente pensa di comprare il servizio attraverso il prodotto, cioè un problema di percezione in qualche modo che deve essere smontato. E perché deve essere smontata? Perché comunque la redditività non può più essere, capito, quella di un tempo, perché comunque la trasparenza giustamente deve entrare in atto. Ma per poterla risolvere bisogna quindi andare al fondo non tanto del problema della tecnologia che c'è e che esiste, ma del problema del valore. Cioè Amazon si è domandato, in un mercato molto diverso, qual è il valore per il cliente. Era più facile la convenienza di Amazon Prime, in buona sostanza, in cui puoi prendere tutti i prodotti che vuoi e ti vengono distribuiti facilmente, più altre cose, è l'equivalente, se vuoi, della banca olistica. Però la convenienza è facile da capire. La convenienza è più difficile nella relazione finanziaria, perché non comprende bene il cliente il costo del prodotto rispetto al valore che la costruzione del prodotto nel portafoglio può in qualche modo generare. Allora bisogna far sì che il digitale aiuti il consulente finanziario a portare in immersione il valore vero della relazione. E qui direi, entrerei, se vogliamo, un pochino a gamba tesa, in un'altra critica, perché so che avrete Richard Taylor il 23 di giugno, e vi invito tutti ad ascoltarlo, che è il tema dell'analysis e del tentativo di molte fintech di utilizzare il digitale proprio per fare questo tipo di cose, in qualche modo, no? Per cercare di invitare il cliente in modo spontaneo a prendere in qualche modo delle decisioni, quindi andare intorno al tema della motivazione trasparente. Perché è un tema importante? Per questo motivo. Se la necessità e la tendenza è quella di trovare un modello di business in cui il cliente sia invitato a pagare la relazione, quindi pagare il valore della relazione, anche se io faccio la spinterella gentile a Raimondo Marciale, se gli faccio fare qualcosa di buono, ma lui non se ne è reso conto, come faccio a farmela pagare? Quindi, detto che poi nessuno è riuscito a fare questa analisi qua totale, e anche Richard Tera, quando è venuto l'anno scorso, ha detto che il primo valore è quello della trasparenza sui costi, cioè quello di ricreare una relazione che permette di capire il valore, in qualche modo, delle cose che si fanno, soltanto utilizzando il digitale a supporto di un percorso di pianificazione olistica che aiuti a trasferire consapevolezza ai clienti, dando loro un ancoraggio che è utilizzato anche dalla parte grafica, dalla parte cognitiva, per creare questa consapevolezza comportamentale olistica di cui spesso parlo, ecco allora che il digitale porterà valore nella trasformazione. Altrimenti ha un valore diverso, più un valore nella semplificazione, nell'automazione, ma non risolverà veramente questo elemento fondamentale di cui stiamo parlando oggi, che è della trasformazione piena in ottica digitale del modello di business delle banche, per far sì che i clienti siano più autonomi. E te lo concludo dicendo questo, tornando ad Amazon. Jeff Bezos, alla fine di quell'intervista, ha detto: dopo che io ho creato la fiducia con la trasparenza, poi posso usare degli altri algoritmi per in qualche modo arricchire la conversazione col cliente, perché non è che Amazon non cerca di venderti i prodotti, no, anche nei suggerimenti. Però lui ha capito una cosa che le banche non hanno ancora capito, che prima di creare la data-driven bank è necessario creare il data-enabled client, cioè abilitare il cliente con l'utilizzo dei dati, delle informazioni in modo coerente, ad essere autonomo nel prendere delle decisioni, ovvero
prenderli insieme a qualcuno che sia il supporto del robo advisor piuttosto che il supporto del consulente digitale, in modo tale che questo processo ongoing continui a creare valore e consapevolezza nel posizionamento delle scelte di investimento verso il rischio, ma soprattutto verso l'incertezza. Avete messo sul piatto davvero diversi punti, diversi aspetti molto interessanti, tutti che vorrò riprendere. L'ultimo, Paolo, prendo un po' spunto dalle tue parole e quanto stai dicendo. Prova a ritradurle in questo ambito, dimmi se le ho comprese bene. Tu vedi nel digitale quell'ingrediente che, se usato bene dal consulente finanziario, consente di legare la sua competenza tecnica nella costruzione dell'asset allocation in portafogli, che già è molto elevata rispetto a quella del cliente finale italiano, no? La nostra educazione finanziaria, altro tema di cui si potrebbe parlare legato al digitale, è molto bassa a livello di cittadinanza. Quindi vedi nel digitale quell'elemento che può creare l'unione fra la competenza tecnica e quelle relazionali legate anche al nudging e quindi a quella che è una sorta di spinta gentile di architetto delle scelte come appunto Richard Taylor, e grazie davvero di aver ricordato il nostro appuntamento del 23 giugno, ha portato avanti e gli ha fatto meritare il premio Nobel, e legare il terzo aspetto che è quello della trasparenza, no? E quindi passano il concetto sì. Di onestà di rapporto col proprio cliente, che è il cliente finale. La domanda, Paolo, che ti faccio è un po' particolare, a dire il vero. Quanto questo aspetto digitale, quanto il consulente finanziario deve aspettare che questo aspetto digitale, questa innovazione tecnologica, gli venga messa a disposizione della mandante, o quanto dovrebbe essere lui comunque a informarsi, a cercare e a trovare delle soluzioni tecnologiche? Io ti faccio questo mio esempio nell'ambito della formazione, e poi volevo sentire anche una sorta su questo tema anche di commento anche di Dino. Nell'ambito della formazione, quando andiamo a proporre la formazione al consulente finanziario, 9 volte su 10, e ovviamente escludo tutti presenti alla puntata di oggi, 9 volte su 10 la risposta che ci arriva è quella del «No, ma perché mi offri la formazione? Io sono già pieno di formazione proposta dalla mia mandante». E quindi è contento il consulente finanziario della formazione, che sicuramente è di qualità, ma proposta alla propria mandante. Quanto c'è il rischio che questo approccio sia anche nell'utilizzo di strumenti digitali che possono aiutare la trasparenza del rapporto col cliente finale? Allora, un consulente è un imprenditore però che non può fare tutto, quindi alle volte deve accedere a delle soluzioni che sono state in qualche modo preparate affinché lui possa migliorare il suo lavoro. Il problema però è che se non ha compreso esattamente come questo valore si deve creare nella relazione umana e poi nella relazione digitizzata, non andrà a scegliere il prodotto digitale che è più corretto e coerente. E qui dobbiamo tornare un attimino al tema di Richard Taylor, perché lui stesso ha fatto un'autocritica di sé, come l'ha fatta Kahneman alla conferenza dell'FSA l'anno scorso, no, 2 anni fa ad Hong Kong. Sostanzialmente il tema qual è? È che non si capisce una cosa importantissima, che non è vero che il cliente è biased, quindi non capisce la finanza. Il cliente implicitamente capisce una cosa fondamentale, è che se noi la riconosciamo, riusciamo a creare valore con questo cliente. Te lo spiego così. Se il consulente finanziario ha davanti a sé un nuovo cliente e gli chiede che cosa posso fare per te, molto spesso il cliente dirà io non voglio rischiare ma voglio guadagnare. Ecco che gli scienziati del comportamento dicono perché lui è biased, non capisce il tema del rischio, capito, no, del rendimento della moneta. Però chiedetegli se come è venuto l'incontro, lui vi dirà sono venuto in moto. Chiedetegli hai messo il casco, lui dirà sì che l'ho messo. Allora chiedetegli ma tu pensi quindi che non puoi cadere e farti del male? Lui quasi si offende, dice no, perché dovrei cadere e farmi del male se sono venuto? Perché accetta il rischio guidando, ma non è capace di accettarlo nell'investimento perché è biased. E io vi dico, no, non è vero, quello non è un bias. Infatti, anche Kahneman ha detto che la parola bias è overrated. Il cliente, in realtà, riceve dal suo cervello un warning. Cos'è questo warning? Questo warning è una cosa molto semplice. Quando ho aperto la conferenza globale di BlackRock l'anno scorso sulla knowledge digitization, ho fatto il primo keynote d'apertura, ho guardato 1 trillion di asset under management davanti a me e ho detto, sapete perché i vostri clienti non capiscono la finanza? Perché non c'è niente da capire. Nel senso che nessuno possiede veramente il futuro. Il futuro è aperto. Ecco allora che quando noi guidiamo, a parte mia madre, il nostro cervello pensa di avere tutte le informazioni per prendere delle decisioni e quindi non pensa che ci sia veramente un rischio che non sia gestibile.
Poi Figoli mi manda un messaggio: Paolo, vuoi venire a Good Morning Finance su WhatsApp? Io comincio a guardarlo, ecco che riduco il livello di attenzione, processo meno informazioni, quindi l'incertezza aumenta, qualcuno attraversa la strada e io faccio un incidente, giusto? Ora, il denaro è nato per garantire o aiutare la nostra sopravvivenza, perché se non avessimo il denaro, io adesso sarei qui a Francoforte a raccogliere patate e voi in Italia a raccogliere pomodori, che è la differenza tra la Germania e l'Italia in modo sostanziale. Invece facciamo questa cosa perché possiamo guadagnare diversamente, scambiamo il denaro. Epigeneticamente noi ci ricordiamo che il denaro è un tema emotivo perché è legato alla sopravvivenza. Ecco che quando dobbiamo darlo al consulente finanziario per investirlo, il nostro cervello ci dice: attenzione perché tu non hai tutte le informazioni, ma lui sarà una persona onesta, ma lui saprà che cosa succede, forse no. E questo crea l'asimmetria informativa che non nasce dalle informazioni, ma nasce dal fatto che il nostro cervello sa che il futuro è aperto perché è un processo di ottimizzazione. Ecco che il marketing bancario, il FOMO, no? Il fiero missionato del Bitcoin, cerca di fare che cosa? Di togliere l'incertezza dal nostro cervello, come le fish frontier, e di portarci a prendere una decisione. Ma nel momento in cui noi non abbiamo preso consapevolezza del tema dell'incertezza, prenderemo delle decisioni che non sono corrette, che diventano enfatiche, per cui quando il mercato piega ci preoccupiamo perché non avevamo capito e continuiamo a fare lo stesso errore di vendere basso e comprare alto. Quindi se io riconosco che quello non è un bias, non cerco di fare un'analisi perché non crea consapevolezza, ma nella consulenza trovo quel meccanismo di vero valore che aiuta il cliente a capire che nessuno conosce il futuro, ma è possibile con un comportamento diverso posizionare la propria ricchezza e i propri investimenti in modo che sia più antifragile, in cui anche la liquidità diventa un valore, perché anche se non porta percentuale di fee sull'asset under management, proprio in un momento di grande stress è la liquidità che ci rende sereni, che ci permette di restare investiti oltre la piega, ed è la ragione per cui Warren Buffett in questi ultimi 2 anni era fortemente liquido, nonostante tutti lo criticavano. Vero, assolutamente vero Paolo. Dino, tu hai avuto una lunga esperienza di gestore, quindi di persona molto razionale nell'andare a individuare quali sono le scelte di investimento da fare, e sono sicuro che già diversi anni fa la tecnologia per te rappresentava un ottimo supporto per aiutarti, no, in queste scelte tecniche di investimento vero e proprio. Quanto ritieni oggi che la tecnologia possa essere un ottimo supporto anche per la gestione della relazione, quindi delle scelte della gestione emotiva del cliente finale a favore del consulente? Mi rilascio anche brevemente alla tua domanda precedente nell'affrontare questo discorso, anche se è un discorso veramente in theory e in progress. Innanzitutto diciamo le cose con grande franchezza e schiettezza. Vero è che il consulente promotore è un libero professionista, però è anche una di quelle figure che a volte prende il peggio del libero professionista e del dipendente, no? Quindi in realtà le cose sono un attimo più complesse di quanto non appaiono, soprattutto per questa categoria professionale. Guarda, la mia grande fortuna professionalmente è stata quella di lavorare in un ufficio, inizialmente di ricerca e analisi finanziaria che faceva strumenti software per gli operatori delle banche, per i trading delle banche, no? Quindi facevamo analisi finanziaria e strumenti informatici. Quindi quello che contava, che ha contato nella mia carriera, è stato soprattutto quello di avere dei modelli di ottimizzazione e di controllo del rischio quando gli altri ancora non li avevano, o quando ancora il multi-manager non esisteva e sarei stato il primo, uno dei primi ad affrontare in un certo modo quel mercato. Quindi l'automazione del processo era basilare, cioè l'industria del risparmio gestito, va bene, è un'industria come tutte le altre. E io non riesco a capire perché non debba automatizzare i propri processi decisionali. No? Quindi a questo ci si è arrivato molto tardi in realtà nella storia della finanza. La letteratura era molto molto più avanti sotto questo profilo. Quindi questa è stata la mia fortuna. Allora ammetto che per me vale lo stesso tipo di parallelismo, no? Se io penso al digitale, il digitale non è insegnare al mio consulente come utilizzare Zoom, mandare un messaggio con WhatsApp o cose di questo genere. Va bene? È una grandissima fesseria, no? È un pochettino come quando le nostre banche parlano di data mining, no? Di intelligenza artificiale applicata ai dati. Ma voi avete mai visto semplicemente un'anagrafica di una banca? Ma vi assicuro che c'è dentro di tutto, no? Qua è la retorica all'eccesso.
Il problema è che noi abbiamo due livelli, cioè oggi chi è più evoluto, che sono le banche reti, cominciano a dare degli strumenti ai consulenti. Al centro c'è il consulente, sia chiaro, questo non è sbagliato. Il cliente rimane ancora enormemente distante rispetto a questi processi, va bene? Perché la centralità, per mille motivi diversi, è data dal consulente. Qual è l'evoluzione che noi dobbiamo pensare avvenga domani, no? E dovrebbe già cominciare oggi a ragionare in questi termini? È il fatto di minimizzare la distanza che esiste fra la consulenza fisica, il consulente, e la consulenza digitale. Cioè, il problema è che quando io aiuto il mio consulente con portafogli, strumenti, processi, mezzi, soluzioni di investimento, che sono una cosa diversa rispetto ai portafogli modello, qui sarebbe divertente parlarne un po', che cos'è che vado a trovare? Vado a trovare sostanzialmente un nesso nel quale faccio trovare a lui delle cose che molto spesso giustamente disconosce. Il futuro probabilmente è invece quello di ampliare questa relazione, perché io passi al consulente e al cliente le soluzioni, dove l'interprete di queste soluzioni diventa il consulente, ma di cui deve usufruire anche in modo diretto il cliente. Cioè, vedi, è proprio un problema anche organizzativo. Quando tu guardi il portafogli di un consulente medio, tu sai che noi nella nostra piattaforma di RoboAdvisory puoi caricare i portafogli, ribilanciarli, eccetera. Quindi abbiamo ormai un notevole numero di portafogli, va bene? Bene, sai qual è l'elemento basilare che si vede nei portafogli? Che non sono misurati in termini di rischio, non vengono misurati rispetto al mercato, perché al consulente nessuno spiega come si utilizzano i benchmark. È una roba che riguarda i gestori, non riguarda i consulenti. Già questo ti dice quanto idiota questa industria. Non ti do i mezzi per capire, consulente, cosa fai. I portafogli sono radicalmente diversi per gli stessi tipi di clienti uno dall'altro, e li vedi che sono proprio figli del periodo che hanno vissuto. Li vedi che hanno i fondi che in quel periodo erano più di moda, non so come spiegarti, no? Quindi non c'è un'organizzazione del lavoro e da questa organizzazione una proposizione verso l'esterno. Quindi non vi è una visione dell'organizzazione del lavoro tecnico. Se non vi è un'organizzazione del lavoro tecnico, e qua stiamo parlando di gente che lavora sul fatto di avere delle competenze, ma come tu puoi pensare che se non organizzano bene il lavoro poi possano sfruttare il canale digitale? Siamo onesti. Ecco, no? Posso aggiungere? Stanco della retorica, io sono stanco da 25 anni, ok? Io sono un ottimista, eh? Cioè io sono insomma, sostanzialmente credo di essere un ottimista che conosce abbastanza bene il mercato, per cui risulto un pessimista. Però è la realtà e te lo posso dimostrare, così come ti posso dimostrare come cambiano gli interessi dei consulenti a seconda dell'andamento del mercato, a seconda dell'andamento dei fondi verso i quali si sono indirizzati. Cioè tu cogli proprio le distanze guardando i dati delle loro consultazioni. Altra cosa, se vai a studiare come si comportano all'interno della piattaforma di RoboAdvisory, bene, scoprirai che non esiste il consulente finanziario, ma ne esistono tanti, ne esistono diverse tipologie, con approcci diversi, logiche diverse, servizi diversi. Quindi il processo ha una sua complessità che in realtà l'industria lo sta affrontando. La varietà è sempre valore, ma mi permette di legare un tema proprio mettendo insieme ottimizzazione e digitale in questo caso. Ora, negli ultimi 10 anni la Silicon Valley, che ha misunderstood il tema del digitale, della consulenza e della banca, ha cercato di investire in soggetti che proponevano la creazione di volume businesses, il robo advisor, e si è dimenticato invece che il valore era nel robo planners, nel processo di pianificazione finanziaria. Perché? Perché sulla pianificazione finanziaria, che porta dentro più asset, ma soprattutto le liabilities, che si può creare quel processo ongoing di consulenza che permette di fare personalizzazione e differenziazione. Quindi un processo professionale che crea questa conversazione. Ora è chiaro che la pianificazione finanziaria è abbastanza onerosa, è più diversa che dire c'è questo fondo, c'è questo portafoglio. Per questo serve uno strumento digitale che permette di ancorare la conversazione alla comprensione più immediata di che cosa voglia dire posizionare le proprie scelte di investimento nel tempo verso gli obiettivi, verso il goal-based investing.
Ora, la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha emesso un verdetto molto interessante che avete letto e mi piace ricordarlo perché ritorna al mio primo libro che presentai in Consob prima di pubblicarlo quasi 12 anni fa. Ha detto sostanzialmente che è necessario che per vendere i derivati si mettano gli scenari probabilistici, cioè non si guardi al passato, perché il passato è bugiardo, ma si cerchi di portare il ragionamento sul futuro, sul fatto che si deve aprire al quello che noi non conosciamo, quindi non soltanto il rischio ma solo l'incertezza, che è l'unico modo per riposizionare il cliente. Il mio libro del 2015 si intitolava L'ottimizzazione dello scenario probabilistico, ma non tanto per ottimizzazione in quanto tale, l'ho dovuto fare per dimostrare che anche matematicamente si poteva fare, ma perché c'è un problema fondamentale che soltanto dei nuovi engine che sono utilizzati col tema digitale può sostanzialmente essere portato in evidenza per creare valore. E cos'è questo? Quando ho presentato questo libro a Chicago nel 2015, ero in un convegno insieme a Bob Litterman. Bob Litterman ha creato il modello di Black and Litterman, che è l'evoluzione di Markowitz, no? Che ha portato all'estremo l'idea di inserire le view soggettive del consulente finanziario, della ricerca, eccetera, che non sono mai verificanti, si sono autoreferenziali, all'interno del processo di produzione del portafoglio. E lui mi ha detto: Paolo, qui c'è un problema. Il problema è che tutti parlano di rischio, ma il rischio si può misurare solo in approssimazione, anzi, si può soltanto qualificare. E l'incertezza neanche. E io gli ho detto, vedi Bob, non pigli il Nobel Prize, però ho ragione, che l'incertezza si può immaginare. Affin tanto che io creo un meccanismo che permette di creare un ragionamento che esce dall'idea di ottimizzare i portafogli, perché il portafoglio ottimizzato non esiste. Ciò che va ottimizzata è la decisione di investimento, quindi creare un processo decisionale substantiated che permette al consulente, al cliente di decidere prendendo consapevolezza, sapendo che il futuro è aperto e che il futuro è incerto, e quindi ritornare continuamente su queste scelte. Quello è il servizio, ma è difficile farsi pagare questo servizio. Ecco che allora è necessario avere anche degli elementi digitali che aiutano il consulente non a parlare per 45 minuti col cliente, ma dare indietro qualche cosa che permette a questa relazione di continuare in modalità diverse affinché questa comprensione sia compresa e ricordata. Quando questa c'è, c'è antifragilità, che il mercato vada su o che il mercato vada giù. Quando questa non c'è, c'è soltanto ansia e mancanza di strategia. Ma vorrei collegarmi al discorso di Paolo, no? Ma immagino che tutti voi sappiate che Paolo è stato uno dei più grandi divulgatori sul tema del goal-based investing, no? Adesso la semplifico in modo estremo, no? Però goal-based investing significa che per ogni esigenza del cliente, e tutti parlano dei bisogni del cliente, bisognerebbe costruire un portafoglio, o meglio, una strategia per arrivare a quella, all'obiettivo che è implicito nel bisogno del cliente. Questo significa che esistono più strategie, più portafogli, no? E tutti parlano di bisogni. Quindi tu vai a vedere le attuali piattaforme digitali di servizio e vai a vedere quante riescono a prendere diverse soluzioni, mirarle in funzione del risultato finale e poi far vedere le stesse soluzioni complessive in un unico portafoglio. Quindi micro portafogli o portafogli definiti che compongono un portafoglio più ampio che quello del cliente. Bene, il punto essenziale è che al momento in Italia, e non solo, sono abbastanza rare, piattaforme che siano in grado di fare questo non ce ne sono. Ma una c'è, si chiama www.roboforadvisor.com, in cui puoi unire i portafogli e vedere i profili di rischio. Prima parlavo dell'importanza del benchmark, no? Allora, ciò che noi amiamo, va bene, sai che cosa sono? Sono le previsioni. Però le previsioni, o sei il mago Telma, o ti fai di cose strane, allora avrai visioni e previsioni. Se no, in finanza si ragiona per scenari. Poi che gli scenari siano probabilistici o meno, è ancora un altro discorso. Lo scenario permette di misurare quello che potrebbe accadere, vedere nel tempo se quello che tu hai disegnato corrisponde effettivamente all'andamento e quindi essere in grado di correggere le tue cose. Mettere in chiaro le diverse alternative per poter scegliere quella che è la migliore. A questo servono gli scenari. Bene, qual è l'educazione allo scenario che viene fatta al consulente oggi? Te lo dico io, zero.
Zero. Se tu ci guardi, oggi tutto è basato sulla relazione. La tecnica vera non interessa a nessuno, perché la verità è che devi vendere quel prodotto. Punto. Allora, andiamo anche qui al cuore, perché così capiamo il goal-based investing, per me è molto importante, capiamo il digitale in ottica di scenari, perché è un tema di ancoraggio. Allora, in quest'ultimo lavoro, che è la teoria della trasparenza dei mercati finanziari, cerco di andare al cuore della simmetria informativa, quindi le micro foundations biologiche, ok, dell'essere umano, perché c'è un parallelismo straordinario tra coscienza umana e la realtà della finanza. Te lo spiego così. La coscienza umana nasce da una particolare intensità che noi abbiamo rispetto agli altri animali contro due temi importanti di cui oggi riconosciamo il valore a causa del coronavirus. L'incertezza fondamentale, cioè il bisogno di sopravvivere, e il tempo irreversibile, andiamo solo in una direzione. Quindi abbiamo bisogno di purpose, non è che posso essere felice. Se non ho un purpose, sostanzialmente, non riesco a motivarmi per poter vivere sapendo che l'incertezza fondamentale è sostanzialmente lì che mi può mangiare. Ora, che cos'è la finanza? La finanza non è rischio-rendimento, perché come ha detto Bob Litterman, il rischio è soltanto il nostro tentativo in qualche modo di legare qualche cosa per capire di qualche cosa che non capiremo mai. La finanza è sostanzialmente relazionarsi con l'incertezza sul tempo. Ecco di nuovo le due macro foundation della coscienza, l'incertezza e il tempo, perché i nostri soldi, quando li investiamo, devono sopravvivere, incertezza fondamentale, e sappiamo che dobbiamo investire con purpose nel tempo. Ma cosa c'è nel tempo? Ci sono gli obiettivi. Ecco allora che la teoria di portafoglio tradizionale, Modern Portfolio Theory e tutte le sue derivazioni, commette questi due errori fondamentali. La frontiera efficiente, dove c'è l'ottimizzazione, non contiene l'incertezza, perché è sempre considerata esogena, esterna, ma io devo portarla endogenicamente dentro, quindi ricordare al cliente che non conosco tutto, che neanche il chief economist conosce tutto. E secondo, è atemporale, impedisce di creare portafogli su orizzonti temporali diversi, se non rifacendo completamente tutto il ragionamento. Ecco che il goal-based investing, quindi, che cos'è? Nel momento in cui io accetto coscientemente, deontologicamente, che il futuro è aperto, ma io ho un valore, perché alcune cose le posso capire, se i tassi salgono, i prezzi scendono, giusto? Ma non posso comunque conoscere il futuro e prevederlo. Ho bisogno di un ancoraggio con il cliente per far sì che questa ansietà del futuro aperto si indirizzi verso delle scelte consapevoli. Quindi non vuol dire che anche quando ho l'obiettivo sicuramente lo raggiungerò, perché non conosco il futuro, ma creo un percorso di ragionamento, un processo che mi permette di continuare questa relazione. Siccome questo percorso è un pochino più complicato che l'enfasi di vendo il prodotto perché diventerei ricco, perché adesso ho questo fondo fantastico che è legato all'altezza del Burj Khalifa, magari poi ti racconto come funziona, ho bisogno di ritornare continuamente, quello che nella mia fiducia si chiamava il processo di consulenza ongoing. Ecco allora che ho cercato anche di spiegare a livello regolamentare come costruire con la tecnologia, con un processo diverso di lavoro, un percorso circolare tra l'onboarding del cliente, dei suoi bisogni, delle sue necessità, l'inboarding dell'investment solution, perché comunque c'è valore nel creare portafogli che sono fatti in modo diverso e via discorrendo, e nella continua gestione di questi due elementi trasparenti, perché questo giustifica le fee. E quando ho incontrato l'amministratore delegato di Amundi, Yves Perrier, 3 anni fa al Paris FinTech Forum, eravamo seduti io e lui e gli ho fatto una piccola interview di 20 minuti, ho proprio chiesto a Yves Perrier: Yves, che cos'è quel prodotto, quella soluzione che giustifica le fee? Yves Perrier, CEO di Amundi, mi ha detto: Paolo, relationship ongoing, la relazione ongoing. Ecco allora che se cerco di digitizzare i prodotti non vado da nessuna parte sul digitale, perché il valore non è lì, il cliente li prende, ma in realtà implicitamente cerco un'altra cosa. Se capisco il valore della relazione, quello vero, capisco come mettere il digitale a disposizione di un nuovo percorso professionale, che è continuativo, che permette di portare in immersione il valore della personalizzazione, liabilities and asset, il valore dei prodotti che comunque devono essere cercati, il valore dell'emotività del cliente, che non è un errore quello di essere emotivi, è un vantaggio. Ecco, qua mi permette di collegare a un altro tema nel quale io sono convinto che dipenda in gran parte l'evoluzione di questa professione, soprattutto in relazione ai costi e riferendomi ai clienti più qualificati.
tenderanno nel tempo ad essere comunque più qualificati. Io penso che siano due gli elementi di successo di questa professione. Un elemento è dato proprio dalla personalizzazione. Quando io sono disposto a pagare qualcosa, io sono disposto a pagare qualcosa quando quella cosa è fatta apposta per me. E sono disposto a pagarlo in modo consistente. Sai quando? Non so, adesso lasciamo perdere il fatto che funzioni o meno, ma quando quella soluzione è addirittura esclusiva, è stata studiata, è stata condivisa, è mia, ok? Allora diventa mia, io sono compartecipe, io la comprendo, so che è stata studiata appositamente per le mie necessità, io sono disposto a pagare. In una soluzione invece standardizzata, è chiaro che il mio cliente sarà sempre a rischio di essere predato da qualcuno di più semplicemente moderno, no? Qual è l'altro elemento che diventa estremamente rilevante? L'altro elemento che diventa estremamente rilevante è la continuità, no? Cioè, alla fin fine, se ti ho impostato un piano, ma poi non riesco a darti dei supporti con continuità, non riesco a far vedere che nel continuo lavoro per te, che sto curando le tue soluzioni, che sto monitorando i tuoi portafogli, che sto studiando le eventuali novità, sono pronto a darti delle risposte, delle proposte, sono attivo. Bene, io perché devo pagarti nel continuo per un servizio che si è esaurito nel momento in cui mi hai fatto semplicemente una pianificazione? Ora, se questi due elementi si chiamano personalizzazione e dall'altra parte continuità del servizio, no? Beh, attenzione, che probabilmente essere digitali diventa estremamente importante. Ma guarda che il digitale non parte solo dal relazionale e basta, perché parte essenzialmente da componenti tecniche e da componenti organizzative che abbiano un approccio finalizzato. Se non ci sono queste condizioni, abbiamo fatto Zoom e abbiamo mandato qualche post su LinkedIn, no? Ecco, però qui esistono degli spazi enormi per lavorare. Noi abbiamo già dei consulenti che, ad esempio, sono una minoranza, usano la piattaforma con motivi squisitamente commerciali. Cioè, si presentano al cliente come risk manager del cliente. Cliente prospect, dammi il tuo portafoglio. Lo caricano in piattaforma, stampano tutta l'analisi e la mandano al cliente con continuità. Se vai con altre due soluzioni che dice, se vuoi ne parliamo. Beh, sai che le probabilità che un cliente che viene assistito nel continuo prima o poi chiami il consulente perché dice, cavolo, ma questo sta lavorando per me, no? Sono elevate. Bene, c'è già chi sta cominciando a farlo. Allora, Raimondo, quando avremo un po' di ricambio generazionale. Raimondo, nel 2004, seduto in Piazza della Scala, parlavo con la banca Corrado Passera sul tema della pianificazione finanziaria come l'unico modo per creare la relazione con la clientela. 2004. Ora guardiamo le banche di oggi, che non sono perfette, però hanno fatto dei passi in avanti. Morgan Stanley, dopo la crisi finanziaria, è passata al mondo del wealth management, ma non come wealth management automatizzato, ma come wealth management della relazione, creando una piattaforma che tu chiameresti Robot for Advisor per dare ai relationship manager qualche cosa in più per poter gestire. UBS ha cercato di fare il passaggio verso il goal-based investing. Non perfetto come direi io, però ci sono le tre L, è comunque riuscito a fare risultati quest'anno. Prima non ce la faceva più. Goldman Sachs, che è l'ultima ad arrivare, non soltanto ha investito sul fintech per avere l'onboarding digitale con Marcus, la carta di credito con l'Apple, Aiko che permette di fare il payroll digitalizzato per creare di ingaggiare il cliente, di fare onboarding del cliente e di seguire i dati, ma ha comprato United Capital per 750 milioni di dollari a metà dell'anno scorso, che è una piattaforma di pianificatori finanziari indipendenti, perché poi alla fine la monetizzazione di tutto questo digitale non può che passare nel percorso di pianificazione finanziaria. Ed è per questo che in tutto il lavoro che io ho fatto di teoria e di ricerca sulla banca e finanza posiziono il tema della consulenza finanziaria al cuore del nuovo modello di business della banca. Vanno rifondati i corsi di banca e finanza, perché la banca, con le valute digitali delle central bank, con i tassi sempre più negativi, con il costo del capitale così più alto, non è più un meccanismo efficiente di trasmissione della politica monetaria, ma rimane un meccanismo di fondamentale aggancio della società, ed è quello il suo valore sociale, neanche l'ESG, è quello di creare consapevolezza finanziaria nelle famiglie, nelle imprese a servizio. Questo trasforma la società, ma va rifondata la teoria.
Non vi ho interrotto finora perché veramente avete portato dei concetti molto, molto utili, molto intelligenti e molto davvero attuali, quindi davvero grazie. Vedo ahimè che siamo alla fine della nostra ora di diretta, ma avevo ancora due domande da farvi. Non so quanto scomode e mi scuso se li ritenete scomode, però è un qualcosa che mi fa piacere condividere un po' con chi ci sta ascoltando. Tutte le discussioni, tutti gli argomenti che abbiamo toccato nella giornata di oggi sono tutte legate al come far percepire il servizio come un vero valore e quindi anche farselo remunerare dal punto di vista commerciale al cliente finale. La domanda a Dino è quanto il consulente finanziario potrà riuscire davvero ad avere un ruolo riconosciuto agli occhi del cliente, tale per cui farsi pagare una parcella di consulenza in materia di investimenti, che io divido notevolmente da quella che è la famosa parcella on top in ambito di consulenza patrimoniale che oggi il mercato sta proponendo. E invece la domanda per Paolo è quanto la PSD2 potrebbe essere davvero un qualcosa di disruptive per arrivare a creare un servizio personalizzato sul cliente finale, o quanto nella realtà, dico il nostro mondo in senso ampio, lo farà, diciamo così, apparire una sorta di bolla di sapone abbastanza inutile, proprio per paura che quel ruolo centrale di consulenza diretta al cliente possa affossare un po' i dinosauri. Ma io penso che il problema sia mal posto, no? Cioè, in realtà non è che esistano delle regole religiose o ci siano delle posizioni ideologiche particolarmente rilevanti in questo senso, al netto di qualche banca che dice beh, facciamo pagare la consulenza che così oltre alle retrocessioni ci prendiamo anche la fee di consulenza, no? Cioè, il problema è, secondo me, mal posto, soprattutto in questo momento dove il mercato ancora non è maturo. Il punto vero è, senti, i margini stanno diminuendo, nel futuro la concorrenza aumenterà. Io mi devo organizzare per lavorare, per dare maggior valore al mio cliente. Le modalità di pagamento in realtà potranno essere accompagnate a seconda del tipo di cliente, del momento e del tipo di servizio che mi viene richiesto. Il problema vero è innanzitutto quello di elevare la qualità della propria consulenza. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io devo approfondirla, devo diventare molto più bravo nella relazione tecnica con il cliente. Devo espanderla, il perimetro deve diventare molto più ampio perché la marginalità sta diminuendo e c'è poco da fare. Devo avere più clienti e più masse in consulenza per stare in piedi. Guarda che negli ultimi anni le masse del consulente si sono raddoppiate, ma i suoi margini sono rimasti quelli di un tempo, sia chiaro, va bene? Quindi se si vuol far fronte a questa evoluzione dell'industria, significa che io devo automatizzare per l'appunto i miei approcci, organizzarli in modo di espandere il numero dei miei clienti, cioè quindi il cliente prospect, l'espansione del business, l'espansione dei volumi deve essere una delle mie priorità e quindi non è facile coniugare queste cose senza avere degli strumenti e senza avere i supporti da parte della banca. I consulenti, purtroppo, a volte nella formazione, ma anche giustamente, tendono più a cogliere le cose di moda del momento. La verità è che quando tu hai a che fare, a volte, con delle incertezze, no? Sai qual è? C'è un vecchio modo di dire che dice back to basic. Cioè, il goal-based investing è una roba vecchia, ma di 30 anni. La sapevano fare meglio i consulenti un po' di anni fa rispetto a quello che fanno oggi. Ecco, quindi il problema in questo momento non è la remunerazione, ma è la qualità, l'estensione, la profondità del servizio che io mi voglio dare. Ovviamente giocando sul futuro. Beh, se oggi sto bene, sono contento, i miei clienti stanno bene, ho 60 anni, i miei clienti ne hanno 70 e non devo espandere chissà che, probabilmente starò ancora seduto. Vedi, le stesse informazioni, le fonti delle informazioni che hanno oggi i consulenti, te la dico in un modo estremamente brutale, sono per lo più false e devianti. Le informazioni che arrivano sono spesso distorte, sono spesso delle selling proposition, sono spesso dei marasma di tecnicalità che è incostante e a volte neanche utilizzata realmente dai gestori dei fondi che stanno presentando. Lo stesso utilizzo dei portafogli modello è un elemento del tutto falsato.
Il portafoglio modello in termini di organizzazione se lo deve fare il consulente, poi potrà pescare in mille modi diversi. Quindi il consulente deve un po' decidere se deve investire sulla sua professione, sulla sua organizzazione, come un'azienda. L'azienda opera per processi e obiettivi e anche di lungo periodo. Oppure se deve ricevere tutto dall'alto e rimanere nel gregge. Rimanere nel gregge ha dei grandissimi vantaggi. Te lo dice uno che è sardo e con la pastorizia ne sa qualcosa. Dino, dammi un altro contributo. Se ti rivolgessi direttamente al cliente finale, cosa gli racconteresti nell'ambito dell'evoluzione della professione legata anche alla tecnologia e al mondo del digitale? Dai un consiglio a un consulente finanziario su come poter presentare un modello di consulenza basato anche sull'aspetto digitale rivolto al cliente finale. Quindi, se tu ti dovessi rivolgere a un cliente finale, quale valore aggiunto gli faresti capire, gli proporresti per far capire come poter mettere insieme l'aspetto relazionale, l'aspetto del servizio, l'aspetto del valore a quello della tecnologia e del digitale? Paolo, scusami, Jonathan, oggi alle 5 faremo un meeting con una serie di nostri di consulenti che utilizzano la nostra piattaforma, molto mirato, molto dedicato su questo tema. Durerà almeno un'ora e mezzo, ci vuole un bel po' di tempo. Cioè, il problema è che non esiste oggi alla diretta con voi. È come se tu mi dicessi dammi uno slogan, dammi una ricetta facile. E purtroppo non è così, perché tu devi partire innanzitutto da come è fatto il tuo lavoro, no? Come lo puoi organizzare e quali sono i canali verso il quale puoi poi indirizzarlo. E quindi in realtà è un processo un po' più complesso. Non è così difficile, ma non esiste una ricetta. Vedi, esistono dei consulenti che utilizzano il digitale e dicono io sono il più bravo di tutti, ho bisogno solo di qualcosa che mi permetta di assemblare i portafogli. Ci sono quelli che lo usano in termini di marketing, quelli che fanno i risk manager. Quel che conta per me e avere un parametro facile per capire se il mio portafoglio sta funzionando o devo metterlo sotto controllo. Ci sono quelli che utilizzano la piattaforma per dire guarda, ci sono i tuoi portafogli, io li prendo perché mi fido di te e voglio che tu mi risolva il problema. Ci sono quelli che invece la utilizzano per navigare fra le soluzioni e prendere quello che trovano più convincente e poi portarlo verso il cliente. Una cosa è certa di chi sta utilizzando questi strumenti. Quando va dal cliente non va mai con un fondo, ma va con soluzioni di investimento. Non va mai con una sola soluzione di investimento. Ne presenta più di una articolando con chiarezza vantaggi e svantaggi. E dopodiché cerca di aprire il canale digitale. Ti tengo informato io. Poi la ricetta facile è aprite il canale digitale, ma il problema è che questo canale digitale dovete sapere che cosa farci passare e questo richiede un po' di ragionamenti, a mio modo di vedere perlomeno. È un processo, diciamo così, non lento ma neanche così lungo, perché comunque l'attualità deve sicuramente andare in questa direzione. Paolo, lascio a te la conclusione finale sul processo della PSD2. Quando se ne parlava sembrava davvero la rivoluzione del nostro mondo, del nostro settore, ora da qualche anno, da qualche mese, anno magari è troppo, non se ne sente più parlare, sarà davvero un qualcosa di disruptive nel settore della consulenza finanziaria e nella personalizzazione, soprattutto a favore del cliente finale, o sarà probabilmente una bolla di sapone? Diciamo, ancora una volta si è guardato alla tecnologia ma non all'essere umano, quindi all'utilizzo che ne deve fare il cliente per capire come creare dei modelli di business. Quindi ci si è ridotti sul tema delle API, ma avere 5 o 50 API non fa nessuna differenza per creare una soluzione che il cliente può sostanzialmente capire. Ora guarda, proprio in questi mesi sto scrivendo il disegno strategico per l'Open Banking 2.0 per la più digitale banca cinese. Ok, non ti dico quella che è, però per me è interessante perché la Cina è oltre la PSD2 e oltre l'Open Banking, eppure hanno bisogno di ridiscutere insieme il tema del valore finanziario, perché se no non si può fare il passaggio ulteriore. Allora cosa succede? Che la PSD2 nasce sul mondo dei pagamenti. Perché? Perché se tu guardi alla simmetria informativa, e poi ci spiegheremo di nuovo perché non è informativa ma è biologica, puoi mettere i prodotti delle banche sull'asse della simmetria informativa.
A sinistra, quelli più simmetrici sono i pagamenti, perché non c'è bisogno di capire che cos'è un pagamento, no? Tu sai che compri le scarpe della Nike, ti piace, magari una commissione per la carta di credito, puoi pagare più velocemente il valore. Il problema però è che quando metti in scala su digitale con le PSD2 i pagamenti, o sei un Uber volume o non ce la fai ad essere economicamente sostenibile. Poi ti sposti un pochino più a destra e trovi il mondo del credito. Il credito è già un po' più asimmetrico, però è a metà strada. Perché? Perché se io adesso ti dico, figoli, vai sull'App Store e clicca sulla mia app, fai il download della pcroni.com e io ti darò 1000 euro, zero tasso di interesse, zero commissioni, zero fee, me le ridai quanto vuoi. Tutti i partecipanti a questo seminar oggi vanno, lo fanno, li prendono. Ma poi io ho un enorme problema di risk management. Ecco allora che posso magari raggiungere figure nel suo bisogno, ma non lo posso veramente servire così come volevo fare. Devo creare un modello sopra queste API che sia di tipo differente. Poi mi sposto un po' più là e trovo i sistemi e le soluzioni di investimento. Ora dico, figoli, vai sull'App Store, fai click su thepcroni.com e dammi 1000 euro che io investirò in un model portfolio creato con Black & Litterman. Tu fai, che roba è? Aspetta che devo parlare con Marcialis, perché lui ne sa più di Sironi, mi deve spiegare alcune cose, giusto? La simmetria informativa aumenta. Poi arrivo all'assicurazione, e l'assicurazione è estremamente asimmetrica, per questo che è, dal punto di vista del ragionamento digitale, un pochino più in là o indietro rispetto alle altre industrie, perché per venderti l'assicurazione sulla vita devo dirti che devi morire, e questo purtroppo non è un discorso facile da fare, né sul digitale né di persona. Ecco allora che la PSD2, cioè coloro che hanno interpretato in modo errato la PSD2, è stata interpretata del tipo di io adesso posso cedere le informazioni al cliente, automaticamente il cliente viene, capito, e può trovare quello che cerca. No, di nuovo no, perché la simmetria è biologica, non è basata alle informazioni, il cliente non sa quello che deve cercare necessariamente, è il problema del pull and push, della domanda e dell'offerta. Questa è un'industria offer driven dove c'è molta simmetria, non soltanto perché lo vuole essere, ma perché il cliente ha una difficoltà ad essere self-directed. Allora, tutte le volte che la PSD2 è stata guardata e spesso utilizzata, è stata utilizzata pensando di poterci creare un canale distributivo di prodotti, accedendo al conto del cliente, capendo quello che va in qualche modo a comprare per vendergli qualche cos'altro, ricadendo in un percorso del marketing e quindi fallendo. Allora, affinché la PSD2 possa creare valore, bisogna far sì che, come detto all'inizio, prima di creare la Data Driven Bank, si crei la Data Enabled Client, quindi si capisca quali sono quegli elementi di valore che permettono al cliente di essere più abilitato. Quindi ci vuole una strategia dell'utilizzo delle informazioni in ottica non del marketing di prodotto, che è client centricity, ma della comprensione del cliente, che è human centricity. E la differenza tra human centricity e client centricity è fondamentale per guadagnare. Ora, il mio prossimo lavoro è proprio un lavoro dedicato alla trasposizione della teoria delle piattaforme dal mondo e-commerce al mondo bancario. Se vuoi l'ultimo, che è quello sulla trasparenza, non è altro che teoria delle piattaforme, perché la trasparenza permette di equilibrare in qualche modo, okay, i poteri tra varie persone, in modo tale che un valore sia più condiviso. Ora, la PSD2 può aiutare a creare questo elemento di equilibrio, ma solo se inserito in percorsi di trasparenza che comprendono la natura dell'essere umano quando accede ai servizi finanziari, altrimenti non va da nessuna parte. Grazie Paolo. Dino, so che avevi una slide riepilogativa. Ah sì, dai, provo a darti una risposta alla domanda che hai fatto, anche se ancora la sto formalizzando e ipotizza dei semplici passaggi. Però mi sembra giusto anche darti la ricetta. Ma non è vero che la ricetta, perché dietro ogni punto c'è una grande quantità di elementi che devono essere presi in considerazione. Ecco qua, guarda, tanto per fare attenzione va letta da destra a sinistra. Organizzare, cioè definire gli approcci operativi per i diversi cluster di clientela. Questo non è un lavoro facile. Riqualificare, quindi ottimizzare i portafogli per avere maggiore efficienza finanziaria. Quindi ancora un problema di tipo organizzativo e di fidelizzazione. Terzo step, fidelizzare, aumentare le occasioni di contatto a distanza con il cliente, le occasioni tecniche, poi questo è un film. Quattro, pianificare, ovvero gli interventi commerciali con in singole occasioni o soluzioni di investimento alternativo. Cinque, evolvere nella figura del risk manager
per il cliente esistente prospect. Volevi un po' la ricetta, tra virgolette? Diciamo che sono 5 momenti da prendere in considerazione nel riorganizzare il lavoro del consulente. Però ognuno di questi temi deve essere poi visto e guarda, deve essere personalizzato. Cioè, ma chi è che ad esempio organizza in modo corretto il proprio lavoro fra lo sforzo che fa, i costi che ha e l'importanza che ha il cliente? Sì, sì, tu guarda che ancora l'industria clusterizza i clienti a seconda dei soldi che hanno. Non ragiona neanche sui soldi che potrebbero avere o su quanto sono evoluti o su quanto potrebbero essere disposti a pagare di più per avere un servizio migliore. Ma guarda che domani i ragazzi, va bene, e qua questa è una professione vietata ai giovani, i ragazzi domani faranno quello che facciamo tutti noi ormai, vanno in un negozio fisico, poi comprano online, si informano online e poi vanno nel negozio fisico. Ma perché non dovrebbero fare lo stesso quando acquisiscono un po' di consapevolezza sui loro soldi nelle consulenze che noi gli diamo, andando a cercare se effettivamente hanno valore, se ci sono alternative? O ci poniamo noi come quelli che fanno quelle ricerche per lui? Allora forse troveremo del valore, no? Oppure è inevitabile che questo mondo cambierà, ma basta guardare i nostri figli. Poi un'altra volta ti racconto la consulenza che ho fatto a mia figlia e a una sua amica, quindi molto giovani, con delle ottime lauree in economia e che hanno lavorato in finanza in grandi organizzazioni internazionali. Però sarebbe divertente da raccontare. Ti conto sulla prossima volta perché davvero è stata una puntata molto ricca di contenuti. Mi auguro che entrambi voi... Devo prendere un pezzo ancora però. Vai, perché Paolo, tanto, vai, tanto, tanto figo, lo sai che questa sarà non una puntata ma una serie su Netflix, perché la possiamo dividere almeno in 5 puntate e con questo battiamo FedEx perché non può raggiungere il nostro livello di competenza. Allora, la slide di Mercialis che va da destra a sinistra è bellissima perché il digitale in ottica di valore, ok, con la human centricity, deve proprio invertire l'azienda. È quello che è successo in altre parti dell'economia, che è il passaggio dalla output economy alla outcome economy. Ti faccio l'esempio. Output economy vuol dire la BMW vuole vendere 10.000 macchine l'anno prossimo. La banca vuole vendere 600 milioni di asset under management di questo fondo di investimento. Questa è output economy. Outcome economy vuol dire la BMW con un sistema di car sharing vuole mobilizzare durante il commuting 10 milioni di persone perché raggiungono il posto di lavoro. Outcome economy. La banca vuole aiutare il cliente a raggiungere i suoi obiettivi finanziari. Il cambiamento di logica implica un cambiamento di pagamento, perché sappiamo benissimo che stiamo pagando diversamente per il car sharing rispetto a che comprare la BMW, giusto? Perché lo usiamo quando ci serve, per quello che ci serve. Questo cambiamento è complicatissimo, mindset shift, che richiede competenze finanziarie, competenze di business, competenze tecnologiche, eccetera, eccetera. Ma è soltanto dall'inversione dell'industria che si può tirare fuori valore dall'approccio digitale, altrimenti ci si schianta. No, bene, bellissimo, bellissimo, davvero. Ma sulla puntata Netflix, sulla serie televisiva Netflix, magari vi scriverò a parte, vi farò qualche proposta un po' indecente, perché davvero i contenuti che avete raccontato nella puntata di oggi ed è la prima che è andata così lunga a livello di tempi e di interesse ovviamente ai vari partecipanti è molto alta. Confermo un po' le varie richieste, sì, riproporremo nelle prossime settimane questa puntata in modo anche registrato, in modo così da poterla rivedere, di ascoltare, mettere stop, rimandare indietro per assorbirla davvero, davvero al pieno, al 100%. Io ringrazio tanto Paolo Sironi e Dino Marcialis per i contributi, i contenuti, e ripeto, penso, mi auguro possano essere i primi di una medio-lunga serie, definiamola così, di confronti da avere insieme, proprio su questi aspetti anche essenziali, importanti, ma che sicuramente andranno a influenzare la nostra categoria come consulenti finanziari, oltre che ovviamente il sistema bancario più in ampio raggio, più ampio respiro.